tutte le saghe di Hunter x Hunter, dalla peggiore alla migliore. Benvenuti o ben ritrovati a tutti amici del web, io sono sempre Sig e questo ovviamente è sempre il mio canale. Oggi andremo avanti con questa miniserie sugli archi narrativi degli anime e finalmente analizzeremo un'opera di Togashi, in particolare Hunter x Hunter, uscito per la prima volta sugli schermi nipponici il 16 ottobre del 1999. Come sempre vi ricordo che in questi video quello che farò sarà ordinare gli archi narrativi che compongono l'anime in base naturalmente al mio gusto personale, cercando di esaminare un po' tutti gli elementi strutturali che li compongono, quindi si tratta di liste molto soggettive e basate su ciò che accade nella serie episodica tratta dal manga, quindi no filler, no film e no OAV. Detto questo, vediamo di iniziare. All'ultimo posto ho voluto inserire le vicende all'Arena Celeste, che vanno dall'episodio 27 al 36 dell'edizione del 2011. Allora, prima di tutto, fatemi dire che l'ultimo posto in questo genere di, tra virgolette, classifiche, termine che comunque non mi piace molto, non equivale a schifezza, a cosa brutta, ma semplicemente significa che gli archi ai posti successivi mi sono piaciuti di più, tutto lì. Ma torniamo a noi. Fondamentalmente si tratta di una tappa forzata nel viaggio di Gon e Killua verso Yorkshin City, dal momento che entrambi hanno bisogno di allenarsi in vista dei loro obiettivi futuri, una tappa che consiste in una sorta di torneo nella classica forma arcade della scalata alla vetta. Infatti l'Arena Celeste non è altro che una torre di 251 piani, al cui interno centinaia di lottatori si sfidano per avanzare di piano, e a ogni vittoria fino al 199° piano corrisponde una vincita in denaro, ma dal 200° piano in poi le regole cambiano e il gioco ovviamente si fa duro. Non è per nulla male come saga, certo è breve, ed è chiaramente una saga transitoria, che deve fare da tramite per la successiva, ma è densa di combattimenti interessanti e ci presenta un sacco di personaggi curiosi, tra cui Wing e Zushi, ma anche Castro, che personalmente ho molto apprezzato, nonostante la breve apparizione, e anche... Allora, quando c'è Wing, che gli nega sempre le informazioni, dice sempre no, è così, e gli dà proprio il percorso più... difficile. E loro invece sono veramente dei geni, Gon e Killua, perché migliorano a vista d'occhio insieme. Ma no, è una cosa troppo bella. Che il terzetto di strani rivali di Gon e di Killua. Che poi sostanzialmente ci vanno perché devono guadagnare, perché tipo stanno senza soldi. Cioè, tu che c'hai? Tengo questo, tengo quello. E mannaggia, ci servono dei soldi per cominciare a fare qualcosa, eccetera. E nel mondo di Hunter x Hunter, il modo più semplice per loro per guadagnare soldi, chiaramente... non è che possono fare chissà quale missione, sono ancora dei novellini. E quindi vanno a fare il torneo, diciamo, guadagniamo. Il ritmo della narrazione è in crescendo, perché parte molto lento, basti pensare alle primissime vittorie di Gon, tutte facili, per aumentare sempre di più, fino all'apice costituito dalla sfida con Hisoka. Una cosa che non mi è mai andata giù però è la presentazione della struttura della torre dal 230° piano in poi. Infatti Killua, che c'era già stato da piccolo, spiega che in ogni piano, da lì in poi, risiede un maestro di piano, un guerriero fortissimo, ma di questi misteriosi combattenti non se ne vede nemmeno l'ombra. Maledetto Togashi, prima mi metti un hype assurdo e poi mi lasci a bocca asciutta, vabbè. Vabbè, questo lo fa sempre. Facciamo un passo avanti per trovare la saga della famiglia Zoldyck, cronologicamente precedente all'Arena Celeste, che va dall'episodio 22 fino al 26. È una saga molto breve ma molto bella, secondo me, poiché serve a potenziare di molto il peso e lo spessore di Killua all'interno dell'intera opera. Ho avuto, ragazzi, un flash, perché praticamente quello che accade qua a Killua, o meglio, quello che accade in Hunter x Hunter, in questa parte, ricorda moltissimo quello che accade in Shaman King, intorno ai volumi 8-9. Non faccio spoiler. Qui infatti assistiamo all'ennesima dimostrazione di amicizia e di fiducia del giovane Gon. Infischiandosene di ogni avvertimento e di ogni raccomandazione, lui decide di raggiungere la casa dell'amico sul Monte Kukuro, perché appunto lo considera un amico, parte integrante del gruppo, proprio come Leorio e come Kurapika, i quali, affascinati dall'indole di questo strambo ragazzino con la canna da pesca, decidono di seguirlo. Quello che ho apprezzato di più qui è l'atmosfera che viene man mano a crearsi. Infatti all'inizio può sembrare un'allegra scampagnata nei boschi, ma in un attimo si trasforma in un'avventura dai toni tetri, cupi e bui. La tenuta Zoldyck è tutta altro che un posticino idilliaco e gioioso, è un castello inquietante, popolato da creature strane, primo tra tutti Mike, il cane da guardia, e da persone ancora più strane, cioè la servitù, ma soprattutto la famiglia Zoldyck. I familiari di Killua sono perfettamente all'altezza di tutti gli avvertimenti fatti a Gon, delle persone molto sinistre che ci fanno capire di che pasta è fatto Killua, ci fanno capire il suo calibro e iniziano pian piano a seminare in noi spettatori il seme del dubbio. Ma più che altro, cioè, loro sono inquietantissimi. Sono letteralmente la famiglia Adams
che combatte. Cioè, sono mostruosi, spaventosi e con delle capacità oltreumane. Mamma mia, è proprio una cosa pazzesca. Un ragazzo così, con questo passato e cresciuto con questi insegnamenti, sarà compatibile al 100% con Gon? Inutile dirlo, Togashi è davvero molto abile a sviluppare lentamente i suoi personaggi, rivelando col contagocce ogni piccolo dettaglio, e il risultato, beh, si vede. Il padre è un badass. Al gradino sopra ho voluto inserire le lezioni del nuovo presidente dell'associazione Hunter, dell'episodio 137 al 148. Si tratta dell'ultimo arco dell'anime, poiché qui si è fermato e solo Dio sa se e quando riprenderà. Personalmente mai. Credo mai, ma la speranza è l'ultima a morire. Non è altro che una saga di riparazione e di riassestamento questa, dai toni blandi se paragonata a quella temporalmente precedente, ossia le formiche mere, ma nemmeno troppo in realtà. La trama segue due direzioni, una ovviamente è quella delle lezioni, che vede protagonisti Jean Freaks, Leorio e Periston Hill, un personaggio molto enigmatico, viscido e mellifluo, ma terribilmente interessante, che probabilmente ricoprirà un ruolo fondamentale in futuro. L'altra invece è quella delle sorti di Gon, ancora in coma dopo la sua trasformazione. Infatti nessun esperto di Nen riesce a curarlo, così Killua decide di tentare l'impossibile, chiedendo aiuto alla sua famiglia, in particolare alla sua sorellina Luca, scatenando l'ira di Lumi, altro personaggio che adoro. Come saga, nonostante la brevità, è molto importante, perché sancisce la rottura definitiva del duo Gon e Killua. Qui infatti assistiamo all'exploit del lungo percorso di decostruzione strutturale elaborato da Togashi, che è iniziato proprio al Monte Kukuro, e ci rendiamo conto di quanto diversi siano ora Gon e Killua rispetto ai due bambini visti agli esami per diventare Hunter, senza conto... Fermati un momento, sputo un attimo in der, mannaggia. Ah, Luca, è un maschio. Mellifluo! Volevo darvi questa brutta notizia, volevo farvelo sapere. Tutti i figli della famiglia Zoldyck sono maschi, sono tutti maschi. Anche Alluka, sono tutti maschi. Karuto, tutti, sono tutti maschi. La cosa potrebbe non fare differenza per alcuni. Ma io ve lo volevo precisare. Non vedo lati negativi in ogni caso. Proprio al Monte Kukuro, e ci rendiamo conto di quanto diversi siano ora Gon e Killua rispetto ai due bambini visti agli esami per diventare Hunter, senza contare poi il focus sui vari personaggi. Finalmente scopriamo qualcosa di Jean, finalmente vediamo Leorio brillare di una luce tutta sua, e finalmente scopriamo qualcosa di più pure sulla famiglia Zoldyck, che al Monte Kukuro era rimasta parecchio avvolta nel mistero. Insomma, un arco davvero piacevole e interessante. Proseguendo, troviamo la prima saga, gli esami per diventare Hunter, che vanno dall'episodio 1 fino al 21. Come inizio, io l'ho sempre trovato molto affascinante. Un primo sguardo dalle tinte fiabesche e colorate su quello che sarà poi un viaggio molto più buio, molto più oscuro. Uno alla volta ci vengono presentati i tre protagonisti, Gon, Leorio e Kurapika, a cui poi si aggiungerà il quarto, Killua, e tutti loro si inseriscono magistralmente nella narrazione, seguendo un ritmo lento ma costantemente crescente, perfettamente costruito attorno ai punti chiave, come le varie prove d'esame o la comparsa di Hisoka e di Lumi. Ogni momento rappresenta qualcosa di importante, con un suo peso, una sua dimensione e una sua specifica funzione. Di fatto questa saga è un torneo, se la riduciamo ai minimi termini, ma non un torneo strutturato secondo la solita formula shonen delle lotte tra singoli partecipanti. O meglio, sì, ci sarà anche questa solita formula, ma solo alla fine. Le prove iniziali, infatti, sono molto diverse dal canone, dallo standard del torneo shonen. Sono prove mirate per far emergere particolari aspetti richiesti dal mestiere di Hunter, ed è proprio questo dettaglio a renderle fantastiche. Ognuna... Per me e per il mio signore, morte bianca. Questa censura di non far vedere il cuore umano estratto dal petto del prigioniero e fanno vedere semplicemente un sacchetto di carne sporco di sangue. A me sembra che abbia staccato tipo le palle. Cioè, per me questa censura è peggio della scena originale del manga. Ognuna di queste prove corrisponde a uno step da superare per arrivare all'obiettivo finale, e tutte loro, inclusa la prova filler della corazzata bloccata dalla marea, che non è presente nel manga eppure riesce a inserirsi in perfetta armonia col tutto, concorrono a far emergere aspetti fondamentali dei vari personaggi. La sfida culinaria, la torre trabocchetto, la foresta delle targhette, ogni volta, seppur il contesto sia sempre diverso, si percepisce un feeling compatto, unito, gli eroi diventano sempre più legati. Ma no, com'è bella anche quella cosa... delle farfalle durante la prova nella foresta, che ci sono le farfalle che succhiano il sangue, sono attratte dal sangue, e quindi diventano anche rivelatorie, no? Ti fanno capire dove si trova un avversario in difficoltà, eccetera. Vai, è bello. ...tra di loro, e per quanto valgano pur sempre le doti individuali, è il gruppo ad essere sotto i riflettori.
Indubbiamente si tratta di un modello stilistico e narrativo vincente. Non a caso, molte altre opere si sono ispirate proprio agli esami per diventare Hunter. Basti pensare ad esempio agli esami di selezione dei Chunin di Naruto o alle varie prove della UA in My Hero Academia. Insomma, credo che come saga sia indubbiamente d'impatto e che invogli lo spettatore a proseguire con la storia. Una bella sta host in sottofondo. Ci avviciniamo sempre di più alla vetta con Greed Island, la saga dall'episodio 59 al 75. Su Greed Island ho già fatto un video molto dettagliato, se non l'avete visto ve lo linko in descrizione, quindi eviterò di ripetere quello che ho già detto lì. Dal mio punto di vista, Greed Island rappresenta una bellissima parentesi nella storia. Madonna mia. Quanto è stato scemo Togashi a non pensare a una cosa. Loro usano una console per andare dentro Greed Island, no? A giocare. In questo mondo dove esiste praticamente un GDR con le carte e loro ci passano attraverso una console. Una console che è una PlayStation, sostanzialmente, si chiama tipo JoyStation, una cosa del genere. Ma perché non ha pensato di chiamarla Nintendo? Ragazzi, mi è venuta a mente solo a me questa cosa. Ma se la chiamava Nintendo, c'era proprio... Perché non l'ha fatto? Mannaggia. Sarebbe stato veramente... Vabbè, sicuramente gli piace di più la Play. Siamo tutti d'accordo. Però, cioè, sarebbe stata un'idea assurda, fantastica. Vabbè, io ci ho pensato, poi non lo so. Storia generale di Hunter x Hunter, potremmo quasi dire che per questi episodi, da Battle Shonen, Hunter x Hunter passa a vero e proprio Isekai, in quanto Gon e Killua si vedranno risucchiati all'interno del videogioco fantasy Greed Island, appunto. Esatto, esatto. Comunque è proprio una parte Isekai, poi in realtà no, ma è molto, molto bella da vedere. Con l'intento di scoprire di più riguardo il misterioso Gene Freaks. Personalmente ho molto apprezzato Greed Island, nonostante sia una delle saghe più criticate dell'intera opera di Togashi, mi sono piaciuti tantissimo sia Gensuru, che ricopre il ruolo dell'antagonista, un antagonista senza tanti fronzoli filosofici, sia Razor, uno dei Game Masters, in particolare il boss da sconfiggere per ottenere... Ma questo è fortissimo! La posa in cui si mettono Hisoka, Killua e Gon per parare i tiri di questo! Madonna mia, esatto, ma è pazzesco! ...la carta rarissima Striscia di Costa. Anche qui, se Gensuru fa la parte del cattivo contro cui bisognerà lottare all'ultimo sangue, Razor non è da meno. Certo, non è cattivo, deve solo adempiere al suo dovere di boss del gioco, di custode della carta, ma la partita Dodgeball è a tutti gli effetti una vera e propria battaglia senza esclusione di colpi, e vedere Gon e Killua costretti a collaborare anche con Hisoka per me è stato dir poco fantastico. Che fatto incredibile. Pure Greed Island, per quanto diversa e insolita rispetto allo stile delle altre saghe, riflette secondo me la creatività e l'abilità di storytelling di Yoshihiro Togashi, e il risultato è davvero di tutto rispetto. Praticamente, quando giocavo in palestra con il professore, tutti contro il professore ti batteva lo stesso. Abbiamo quasi finito, ragazzi. Medaglia d'argento per la saga di Yorkshin City, dalla puntata 37 alla 58. Si tratta di una grossa saga incentrata su Gon e Killua da un lato e su Kurapika dall'altro. Io ho adorato tutto di Yorkshin City, dal background buio urbano e terribilmente retro, alle simpatiche vicende dei due ragazzini alle prese con le varie aste, dal fantastico scontro tra l'uomo delle catene e Uburgin, alla presentazione della temibile Brigata Fantasma. Ogni cosa qui contribuisce a dare quel look lugubre e noir quasi, al cui interno le sensazioni dominanti sono l'inquietudine e la paura. Cosa succederà a Kurapika? Riuscirà a ingannare il ragno o farà una bruttissima fine? E Gon e Killua, che ruolo avranno nella vicenda? Pakunoda, maronna mia. Che buona. Riusciranno a sfuggire ai membri della brigata? La saga si sviluppa e si articola attorno alle risposte a queste domande, fornite come sempre un po' alla volta, in puro stile Togashi, continuando ad alternare il focus dal ragazzo con le catene ai due mocciosi, ma mai in modo brusco o troppo altalenante. Ripeto, questa saga mi ha conquistato, e detto fra noi, comprende una delle sequenze più belle e più adrenaliniche che io abbia mai visto, quella in cui Gon e Killua appedinano Nobunaga e Machi. Si tratta di giusto un paio di minuti, niente di più, ma dai quali fuoriesce una quantità pazzesca di ansia e di terrore, palpabili quasi. Il terrore è di farsi scoprire dai due ragni, e Gon e Killua lo sanno che se li scoprono per loro è finita, eppure continuano con questa musica incalzante e azzeccatissima, insomma, uno spettacolo da vedere. Prima di andare al top... Che poi loro lo sanno che li stanno seguendo, fra l'altro. Top del top, rivediamo al volo l'ordine. L'Arena Celeste, il viaggio al Monte Kukuro, l'elezione del nuovo presidente degli Hunter, gli esami per diventare Hunter, Greed Island, Yorkshin City e ovviamente... Ok, e poi le formichimere. Fammi rivedere un po' l'ordine. Giusto per valutare.
Secondo me Greed Island potrebbe stare anche sopra Yoshin City. Sì, direi che la mia top 3 è Yoshin City, Greed Island, Formiche Chimere. Direi così. È nell'ordine anche di pubblicazione. Sì. Hunter, Greed Island, Yorkshire City e ovviamente in cima non ci rimane altro se non la saga delle formiche chimere. Da molti considerata il cuore di Hunter x Hunter, il piccolo miracolo di... La decostruzione di tutti gli shonen, proprio Dragon Ball al contrario. Questa saga è Dragon Ball al contrario. Che bello. Togashi, la saga delle formiche chimere è la più grossa, la più articolata e per certi versi anche la più profonda dell'opera. Con i suoi 61 episodi sancisce il limite per Gon, limite che, una volta superato, non gli permetterà mai più di tornare indietro, in senso figurato ovviamente. Il ritorno di Kaito, visto nel primissimo episodio, ancora sull'isola Kujira, come a Troppo simboleggiare bello. un ritorno all'essenza stessa dell'opera, l'arrivo di una nuova minaccia, forse più potente persino del misterioso ragno, visto in azione a Yorkshire City, la nascita di un re senza nome. Ogni elemento Il presentato re all'interno di senza quest'arco nome. serve a darci una dimensione del Beruem. caos, dell'abisso che sta per scatenarsi su tutti quanti. Il tempo degli esami, delle torri trabocchetto, delle aste, delle partite a dodgeball è finito, e per quanto ognuna di quelle vicende fosse a modo suo poetica e evocativa, ora si fa sul serio. E lo capiamo dal ritmo, dai toni, dalle atmosfere, da tutto. Il presidente Netero, Hunter a dir poco eccezionale, scende in campo personalmente per affrontare la minaccia costituita da Meruem. Hunter, a dir poco eccezionale, tutte le tecniche possibili. Devo sconfiggere Meruem, come posso fare? Lo picchio più forte che posso, vai, vai, pu, pu, schiaffoni, pu, pu. Non c'è strategia, non c'è tecnica, solo forza bruta. Pa, pa, pa! Gon crolla e cede all'ira e all'egoismo più totali di fronte a Neferpitu, chi lo stenta a riconoscere in lui l'amico che ha sempre seguito. Io credo che ogni storia abbia quel suo momento importantissimo che fa capire a chi la legge, chi l'ascolta o chi la guarda che qualcosa è cambiato. Su Namek scopriamo che esiste qualcuno di peggio dei Saiyan e che forse nemmeno Goku può battere. Di fronte a Pain, Naruto capisce che non è così facile perdonare e spezzare la spirale del rancore. E qui, davanti a Meruem, davanti alla sua crudeltà e alla sua arroganza, a cui solo una buffa ragazzina riesce a resistere, succede la stessa cosa. Bellissimi anche i nuovi personaggi presentati. Cioè, vabbè, che cosa significa? La festa vince sempre. No, attenzione. Da Meruem stesso a Pitu, ma soprattutto Shia Puff, forse quello più emblematico e più difficile da comprendere, e molto affascinante anche il focus su Netero, che fino ad ora non era mai stato davvero al centro dell'attenzione. Dal mio punto di vista, la saga delle formiche chimere forse non è la più adatta per descrivere l'essenza di Hunter x Hunter, poiché come anche Greed Island è molto diversa dall'andazzo dominante e dall'andazzo generale, però senza dubbio ne rappresenta il momento più alto. Ecco ragazzi, abbiamo finito anche il video sulle saghe di Hunter x Hunter. Bello, Ovviamente non bello. ho inserito tutto ciò che è successivo alla vicenda di Pariston Hill, uno perché non è coperto dall'anime, e qua si parla sempre comunque di anime, ve lo ricordo, e Bello, poi bello. Davvero un bel perché video, mi è piaciuto. Sono abbastanza d'accordo, avrei cambiato qualcosina, ve l'ho detto prima, però secondo me top. non finirà Top, top. mai. Una Detto questo, lasciatemi i vostri pareri bella e commenti. classifica Grazie delle ancora, se saghe, siete arrivati direi. fin qui, grazie davvero, statemi bene e noi ci vediamo. Who's the